Angri Città d'Arte, una visita guidata alla riscoperta di Angri e delle sue bellezze. La rassegna culturale della Proloco ha dedicato una giornata anche alla riscoperta del patrimonio artistico e culturale angrese, ritenuto tra i più importanti e ricchi dell'agro-nocerino sarnese. A promuovere l'itinerario, un mix tra storia e arte, è stata l'associazione Panacea, che contribuisce fattivamente alla valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale di Angri. Abbiamo mosso, almeno abbiamo lanciato un sassolino nell'acqua e abbiamo fatto muovere un po' le acque. Vogliamo far capire una cosa molto importante, che ad Angri, come secondo me in altri paesi e città, ci sono dei luoghi che gli abitanti sono molto legati. E inoltre sono delle piccole bellezze che noi non sappiamo sfruttare minimamente. Mo io non voglio dare colpi a nessuno, no? Però avendo a disposizione, che ci salta agli occhi, il castello, no? Già possiamo immaginare cosa è stato per quell'evento, il castello, perché è stato costruito, perché Piazza San Giovanni è importantissimo, perché è stata costruita questa chiesa di San Giovanni. E teniamo presente che molti angresi non conoscono altre chiesette altrettante e più importanti della chiesa di San Giovanni. Lo storico Giancarlo Forino, insieme al presidente di Panacea, Giovanni Rossi, hanno guidato i visitatori in un mini tour tra la chiesa di San Giovanni Battista, il Palazzo Doria e l'intreccio di stradine che si snodano tra i rivoli del centro storico per riscoprire quell'antico fascino che riporta alle nostre origini e tradizioni. È stata questa un'opportunità offerta dalla Proloco a cui abbiamo aderito con vero piacere perché ci consente nel nostro piccolo di portare un piccolo contributo, scusate la ripetizione, alla ripartenza anche ad Angri, perché dopo un lungo periodo di sospensione dovuto alla pandemia è opportuno riprendere, fra virgolette, una vita normale, quindi dare anche spazio agli aspetti un po' più culturali che riguardano la storia e la vita di Angri. Apprezzamento per l'iniziativa, ritenuta di alto spessore culturale, anche dalla vicepresidente della Proloco, Francesca Francavilla. Non si può perdere questo percorso, ha molti sconosciuto e quindi è importante, è fondamentale che si vada. Spero tanto che ce ne saranno altri di questi appuntamenti e che saranno più allargati ancora, sempre di più, grazie alla fine, si spera, della pandemia.